Giorgio lancia orizzontalmente un sasso in uno stagno. Al momento del lancio, il sasso ha una velocità di 4,2 metri al secondo. La mano di Giorgio è a 1,9 metri dalla superficie dell'acqua. Calcola la velocità del sasso quando entra in acqua. Allora, disegniamo la nostra situazione. Abbiamo Giorgio. Che ha un sasso nelle mani che vuole lanciare in uno stagno. Quindi il sasso si trova a 1,9 metri dalla superficie dello stagno. Prendiamo un nostro sistema di riferimento cartesiano. XY e consideriamo il nostro sistema di riferimento cartesiano coincidente con la mano di Giorgio al momento del lancio. Quindi possiamo scrivere le coordinate cartesiane del sasso nel momento in cui viene lanciato e potremo scrivere la coordinata della scissa uguale alla velocità iniziale del sasso, quindi la velocità V0S per il tempo, mentre l'ordinata sarà soggetta solo alla forza peso e quindi avrà solo un'accelerazione di gravità, in quanto Giorgio lancia il sasso orizzontalmente e non imprime nessuna componente della velocità verticale. Quindi possiamo scrivere y uguale 1 mezzo g di quadro. Per conoscere la velocità del sasso, sappiamo che il sasso avrà una traiettoria parabolica. E questa traiettoria parabolica è dovuta da una componente orizzontale della velocità e da una componente verticale della velocità. Quello che il problema ci chiede è definire la velocità, il vettore velocità, il modulo del vettore velocità del sasso. Quindi dobbiamo, per fare questo, trovare le due componenti, Vx e Vy. La componente orizzontale del sasso la conosciamo già, la nostra Vx è uguale a 4,2 metri al secondo e ce lo dà proprio il problema. Ci interessa la componente verticale. Per determinare la componente verticale della velocità abbiamo bisogno di fare due passaggi. Il primo è calcolare quanto tempo l'accelerazione di gravità agisce sul sasso. Una volta che abbiamo definito il tempo, andiamo a utilizzare questo valore per calcolare il valore della velocità. Per calcolare per quanto tempo il sasso è soggetto all'accelerazione di gravità, utilizziamo l'espressione che lega la coordinata spaziale con l'accelerazione di gravità e il tempo. Quindi possiamo scrivere che il tempo è uguale alla radice quadrata di 2y diviso g. Conosciamo i valori della coordinata spaziale, che è 1,9 metri, quindi 2 per 1,9 metri diviso 9,8 metri fratto secondo quadrato. Uguale, metro e metro si semplificano, il secondo al quadrato che ha denominatore del denominatore va a numeratore e quindi uguale a 0,62 secondi. Quindi prima che il sasso raggiunga la superficie dello stagno passano 0,62 secondi. Il
In questo tempo il nostro sasso è soggetto all'accelerazione di gravità, quindi possiamo calcolare la velocità vy, ricordando il legame fra velocità, accelerazione e tempo, v uguale a g, che sarebbe la nostra accelerazione di gravità per il tempo, da cui 9,8 metro fratto secondo quadrato per 0,62 secondi, uguale, secondo e secondo si semplificano, 6,1 metro fratto secondo. Adesso abbiamo entrambe le componenti della velocità, quella orizzontale e quella verticale. Quindi il modulo del vettore velocità sarà data dalla radice quadrata di vx quadro più vy quadro. Sostituendo i valori abbiamo la radice quadrata di 4,2 metro fratto secondo al quadrato più 6,1 metro fratto secondo al quadrato uguale a 17,64 metri quadrati fratto secondo quadrato più 37,21 metro quadrato fratto secondo quadrato, tutto sotto radice, uguale alla radice di 54,85 metro fratto secondo al quadrato, uguale a 7,4 metri fratto secondo. Questo è il nostro modulo del vettore velocità.